Ciao a tutti, dunque, oggi volevo parlarvi dei corsi che ho intenzione di fare il prossimo anno. Scusate se questa casa trema tutta, ma stanno facendo dei lavori vicino a casa mia e praticamente ogni tanto trovano delle bombe, veramente questo è vero, Colonia appena scavi trovi delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, una tra l'altro. Non è esplosa, ma ha fatto una fiammata gigante ultimamente, quindi se sentite ogni tanto che ballonzolo è perché stanno lavorando sulle bombe. Speriamo di non esplodere tutti quanti. Benissimo, i corsi che voglio fare il prossimo anno sono più che altro corsi riguardanti un po' il perfezionamento, il miglioramento di quello che già so. Quindi farò di nuovo un corso di grammatica per migliorare l'espressione scritta, diciamo, e poi farò un corso di conversazione che è utile anche per l'esame di cultura che volevo dare per ottenere la cittadinanza. Per ottenere la cittadinanza tedesca è necessario dare un esame di lingua al minimo come livello B1. Io ho già dato il B2, quindi mi hanno detto il processo dovrebbe andare più velocemente. Vediamo. E un esame di cultura tedesca, quindi si parla di storia, politica, di come funziona lo Stato, di come funzionano le istituzioni e così via. Per cui sarò impegnata e online è disponibile un test, un facsimile dell'esame con diverse difficoltà, cioè la difficoltà standard, quella un po' più complessa, quella più facile, quella molto difficile. E per adesso con quella standard me la cavo, però non si sa mai quello che può succedere all'esame, quindi probabilmente mi comprerò un libro o cercherò un libro di seconda mano, non lo so ancora. E vedrò insomma di provare questo esame. Mi piacerebbe darlo il prossimo anno, ma devo ancora informarmi sui metodi, su dove si può fare e cosa si può fare. Cioè, sicuramente ci sono dei libri dove ci sono queste informazioni e comunque online è possibile fare delle prove. Quindi non è niente, spero, di troppo difficile. So che qualcuno l'ha fatto, nel corso di, integrazione, è compreso un modulo dove si parla di lingua e cultura tedesca. Quindi io non ho fatto ancora il corso di integrazione perché hanno già pensato che io parlassi bene tedesco. Non so per quale loro problema personale, perché non parlavo bene il tedesco, ma pazienza. Comunque, quel modulo io non l'ho mai fatto in realtà. E non avevo intenzione di farlo all'università popolare perché dovrei seguire magari in una classe con 25 persone dove magari le persone sono troppe e il programma magari non viene fatto bene. Preferisco studiarmelo da solo se ho dei problemi, chiedere un po' alle persone che conosco. E niente, questo è tutto. Vi mando un bacio, se volete altre informazioni sarò lieta di darvele. Un bacione dall'Alessandra.